Grazie alla relazione del sottosegretario. Io vorrei iniziare questo intervento parlando subito di RAI, dato che comunque è un argomento che è in auge in queste ultime settimane. E mi rifaccio proprio a alcune dichiarazioni del sottosegretario riguardo all'immobilismo della RAI, la volontà di riformarla, eccetera. Io però segnalo una cosa, segnalo che la Commissione di Vigilanza RAI ha dato al Ministero e alla RAI il contratto di servizio dal 7 maggio del 2014. È un contratto di servizio che era scaduto nel 2012, poi ci sono state le elezioni, la Commissione Vigilanza RAI ha iniziato le audizioni ad ottobre 2013 e sono stati auditi 36 soggetti in 7 mesi. E questo per una bicamerale è comunque un risultato abbastanza notevole. E il contratto di servizio è stato votato con 36 sì su 40. Quindi un contratto di servizio, un testo che portava dei grossissimi miglioramenti, ma proprio questi miglioramenti che erano presenti nel testo, che era di stampo parlamentare, non sono stati ancora recepiti dal governo, a distanza di un anno. Quindi per me parlare di RAI e avendo ancora nel cassetto il contratto di servizio mi sembra assolutamente inaccettabile. A maggior ragione che ci sono tantissime novità interessanti e condivise da tutti gli schieramenti politici. La seconda cosa che vorrei un attimo sottolineare è quella che è relativa alle frequenze televisive. Questo governo ha fatto, dal mio punto di vista, delle scelte discutibili. Parlo della quotazione di RaiWay. Parlo anche del decreto milleproroghe, dove si era partiti in un senso volendo superare quella che era i contributi che gli operatori devono versare all'erario, mettendoli a livelli equi. Poi purtroppo questo non è andato in porto e questo è un peccato. Ma vorrei sottolineare anche due cose, dato che comunque si parla di riforma della RAI, di governance, sulla quale già ci siamo espressi e ci continueremo a esprimere perché aspettiamo anche con ansia il testo del governo. Se è nell'ottica di governo anche voler riformare il testo unico per quanto riguarda i conflitti di interesse, per esempio regolamentando in maniera un pochino più stringente gli incroci societari, o anche pensando, prima si parlava degli operatori internet, degli over the top, se devono essere assoggettati alle medesime regole degli operatori di servizio, come hanno chiesto, a torto o a ragione, diversi soggetti che abbiamo udito. Quindi le mie domande riguardano soprattutto un'eventuale modifica del governo per la riforma del testo unico. Grazie. Grazie a lei.